Entriamo nel mondo della irrigazione con OCMIS. Daniele Zironi, per voi segnalazione, coccarda gialla per un sbraccio a movimentazione autonoma per macchine per irrigazione quali Pivot e Ranger. Sì. Grandi irrigatori, l'innovazione in che cosa consiste? Ma consiste soprattutto nel, diciamo, nell'evoluzione di questo sbraccio di irrigazione terminale per il pivot o per il ranger, che fa sì di poter sfruttare al meglio quello che sono le forme del campo quando non sono regolari. Quindi è un po' un ibrido fra uno sbraccio tradizionale e quello che è un sistema corner del sistema pivot, quindi la possibilità di andare a copiare la geometria della superficie continuando ad irrigare. Ecco, questo ovviamente dà dei vantaggi sia dal punto di vista dell'irrigazione che copre tutta la superficie, ma consente anche di ridurre acqua, perché se ci sono parti non coltivate... Il concetto è sempre quello di cercare di sfruttare al meglio la risorsa idrica disponibile e soprattutto sfruttare al massimo il suolo disponibile. Ecco, voi le avete lavorato tutto all'interno, nel senso questa innovazione è nata all'interno di OCMIS o ci sono state collaborazioni esterne? Allora no, l'abbiamo sviluppata internamente ad OCMIS. Le collaborazioni con l'esterno, con l'università, sono state alcune in passato, ce ne saranno in futuro, in passato per un sistema di irrigazione di ricette irrigua che viene direttamente da sistemi, altri sistemi come per esempio il satellite piuttosto che i sensori al suolo, e quindi questa viene trasferita poi direttamente alla macchina che applica la ricetta direttamente. Questo è un progetto che è stato fatto appunto con l'università e che ad oggi cerchiamo appunto di implementare sulle nostre macchine. Ecco, destinazione come mercati, come areali, l'Italia, il resto del mondo? Ma può andare bene per entrambe le soluzioni, è destinato a dare non molto grandi dove la geometria del suolo è abbastanza complessa. Bene, io la ringrazio, complimenti per il risultato, per il lavoro, per il risultato ottenuto e arrivederci a Deima. Grazie a lei, salve.